E bentrovati, questo breve video, brevissimo in realtà, è una introduzione al movimento moderno. Con questa mappa vediamo un pochino qual era la situazione che ha dato origine al movimento moderno. Il punto, l'avvenimento, diciamo, fondamentale per la nascita del movimento moderno è stata sicuramente la rivoluzione industriale. La rivoluzione industriale ha prodotto dei cambiamenti fondamentali, imprescindibili, che hanno permesso lo sviluppo dell'architettura e dell'urbanistica moderna. Nel campo dell'architettura, i grandi cambiamenti sono stati essenzialmente la scoperta di nuovi materiali, quali l'acciaio, il calcestruzzo e quindi il cemento armato. Questo è importante per quale motivo? Perché fino al periodo neoclassico, di fatto, i materiali strutturali utilizzati in architettura erano essenzialmente le murature di pietra o di mattoni, le volte e i solai in legno. Se riflettiamo sulla tipologia del palazzo, vediamo come di fatto i palazzi, sia dal periodo romano fino al periodo del neoclassico, a livello strutturale fondamentalmente sono rimasti invariati, nel senso ci troviamo sempre di fronte a edifici di 3 piani, 4 piani al massimo, in muratura con un cortile all'interno. Quello che cambiava fondamentalmente nei vari periodi erano le decorazioni, ma la struttura dell'edificio sempre quella era, proprio perché i materiali da costruzione più di quello non permettevano. Capite pure voi che con l'avvento di questi nuovi materiali, che sono il cemento armato e l'acciaio, è possibile realizzare edifici totalmente nuovi, totalmente diversi, con forme diverse, numero di piani diversi e volumetrie differenti. E quindi questo darà il via al movimento moderno. Anche nel campo dell'urbanistica, la rivoluzione industriale produce un cambiamento fondamentale, cioè fino a quel momento la maggior parte della popolazione viveva nelle campagne. Le città erano popolate tutto sommato da poche persone, e venivano usate soprattutto per gli scambi commerciali, attività artigianali e quant'altro, ma la maggior parte della popolazione viveva nelle campagne e viveva di agricoltura. Con la rivoluzione industriale, la maggior parte della popolazione si sposta dalle campagne alle città, quindi si aprono tutta una serie di problematiche nuove per le città, città che si trovano a dover avere un numero di abitanti molto superiore a quello che avevano fino a quel momento e che quindi devono incominciare piano piano ad organizzarsi per accogliere tutte queste persone, quindi sviluppare nuove forme di città, servizi e quant'altro. Ma ritorniamo all'architettura. In architettura, il cambiamento verso il movimento moderno avviene tutto sommato in modo graduale. Il primo passaggio sarà quello dell'Art Nouveau, che si sviluppa in varie parti d'Europa, in ogni parte con delle caratteristiche proprie, dove potremmo dire che l'elemento unificatore, comune denominatore è la ricerca di nuove forme d'architettura. Quindi si sviluppa nelle varie nazioni europee in modi differenti, ma il filo conduttore è superare, diciamo, la tradizione per andare verso qualcosa di nuovo. Dall'Art Nouveau si arriva poi all'architettura moderna. Allora, l'architettura moderna, che è il movimento moderno, sarà caratterizzato da alcuni elementi comuni, che sono sicuramente l'utilizzo dei nuovi materiali, come abbiamo detto poco fa. Quindi la possibilità di realizzare delle forme che sono svincolate da quelle del passato, abbiamo fatto l'esempio dei palazzi, ma vale per qualsiasi altra tipologia. Quindi c'è un rapporto libero con la storia e le strutture normalmente sono tutte realizzate in cemento armato o in acciaio. L'architettura moderna poi si divide a sua volta in due filoni principali, che sono l'architettura razionale e l'architettura organica. In Italia, anche in Italia, si sviluppa l'architettura moderna. L'Italia, che fino a, diciamo, anche a tutto l'Ottocento era sempre una nazione, diciamo, guida dal punto di vista dell'arte e quindi anche dell'architettura, per l'architettura moderna, diciamo che rimane un pochino indietro. Per quali motivi? Innanzitutto perché la rivoluzione industriale si sviluppa principalmente, nasce principalmente in altre nazioni europee, che sono l'Inghilterra, la Francia, la Germania, l'Italia rimane un pochino dietro. E poi dopo perché l'Italia era la culla della tradizione classica, per cui l'architettura moderna, che era una cosa totalmente nuova, no, già non c'era la rivoluzione industriale, ma in Italia stenta a partire proprio per questo motivo, perché c'era questa grande tradizione, quindi questo grande attaccamento al passato. Ma anche in Italia si realizzeranno ovviamente forme importanti di architettura moderna. Bene, vi ringrazio per l'ascolto di questa breve introduzione e alla prossima occasione.